piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi ti propongo una breve anticipazione di come andrà astrologicamente la settimana da lunedì 12 giugno a domenica 18 giugno. Vedremo sinteticamente le posizioni planetarie più significative della settimana e poi via via di seguito segno per segno, appunto per quali segni sarà una settimana ottimale, per quali una settimana buona e per quali una settimana così così. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi ti ricordo, come di consueto, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, per produrre per te contenuti sempre più belli, accattivanti e curati, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, se ti fa piacere, perché no, anche metterci un commento qui sotto. Inoltre ora hai la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi anche abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate ad abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti concepiti tenendo presente la posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare, se lo desideri, su ogni aspetto specifico che ti stia particolarmente a cuore, dall'amore, i rapporti affettivi con i genitori, con i figli, il lavoro, la professione, la tua realizzazione, i viaggi, lo studio, i traslochi, la casa, il business, il denaro, ogni aspetto per te importante, richiedendomi appunto un consulto personalizzato privatamente, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi entrare in possesso in prima persona di queste chiavi interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi strutturati in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di acquisire queste metodologiche di interpretazione di questi movimenti planetari di cui ti parlo appunto in questi miei oroscopi, che sono la base di questa bellissima matica che è l'astrologia. Ma trovi sempre appunto tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo. Settimana tutto sommato di evoluzioni planetarie non eccessivamente significative. C'è qualche passo veloce, soprattutto ovviamente dei pianeti più vicini al Sole, che quindi percorrono velocemente le costellazioni, come vedremo fra un attimo, ma non ci sono in realtà novità di eccessivo rilievo, salvo appunto, vedremo fra un po', la posizione di Saturno, che subisce così una sorta di rallentamento. Ma iniziamo dal Sole, il più importante, costantemente presente nel segno dei Gemelli. Va a concludersi la prossima settimana, quindi non questa di cui stiamo parlando, la stagione primaverile, quindi andiamo verso la fine di questa parte di questa bella stagione. Ancora per i nati l'ultima decade del segno dei Gemelli, così come per i nati l'ultima decade del segno della Bilancia e dell'Acquario, ancora ottima forma generale, questo senso di apertura verso le novità, questo senso di sensibilità verso gli stimoli, questa apertura verso le occasioni che si presentano, con un senso di curiosità, con un senso di brio, con un senso veramente di socialità, di, veramente di scambio su un piano più astratto, più concettuale. Viceversa, chi ha subito questo effetto un po' così smorzante per il proprio buon tenore generale, quindi i nati l'ultima decade del segno del Sagittario, della Vergine e dei Pesci, potrebbe essere ancora questa settimana qualche momento così di non perfetto centramento, così di stanchezza, di scarsa motivazione rispetto al consueto, appunto con questo Sole primaverile ancora in posizione non troppo facile. Mentre per i nati la prima e la seconda decade, appunto di questi tre segni che ho appena citato, quindi ripeto Sagittario, Vergine e Pesci, c'è già questo vento di ripresa, per così dire, per quel buon tenore generale. Evoluzione diciamo graduale anche per quanto riguarda la posizione di Mercurio, sempre stabilmente nel segno dei Gemelli, percorre velocemente la volta celeste nell'arco appunto di queste settimane, dopo che nelle scorse settimane con la sua retrogradazione ha permanuto per così dire più tempo nel segno del Toro. Questa settimana fino alla giornata di sabato 17 si fa sentire marcatamente per i nati la prima decade del segno dei Gemelli, da domenica 18 e quindi la settimana che seguirà per i nati la seconda decade del segno dei Gemelli. Quindi questa attitudine sempre anche parallelamente a quella energia solare che abbiamo appena citato di brio, di sensibilità alle nuove idee, di comunicatività, veramente di rapidità, di intelligenza ancora più spiccata del solito, con questo Mercurio che si trova nel suo posto principe, quindi nei Gemelli, risulta veramente enfatizzato. Chiaramente per i nati la prima decade dei Gemelli fino a sabato 17 e domenica 18 per i nati la seconda, così come per i nati la prima e seconda, appunto rispettivamente, della Bilancia e dell'Acquario, con questa spartiacque durante il weekend di sabato 17 e domenica 18 per i nati appunto la seconda decade. Anche per quanto riguarda la posizione di Venere c'è una progressione, ancora questi amori infuocati, questo senso di passione, questo senso di intensità, questo senso di vivere con pienezza, con questa atmosfera veramente pre-estiva, i sentimenti, i rapporti interpersonali più importanti, con questo senso veramente spensierato, questo senso di svago, questo senso veramente di andare incontro con gioiosità, con pienezza a questi lati più sentimentali, più importanti della propria vita. Sicuramente per i nati la prima decade del segno del Toro, del Leone, fino alla giornata di venerdì 16 e dalla giornata di sabato 17 per i nati la seconda decade, così come anche per gli altri due segni di fuoco, ovviamente per i nati la prima decade del segno dell'Ariete e del Sagittario, sempre fino alla giornata di venerdì 16, e per i nati la seconda decade di questi due segni, appunto dalla giornata di sabato 17 a concludere la settimana. Quindi sicuramente un periodo tutt'altro che noioso, intenso nei nuovi rapporti, soprattutto, ma anche nei rapporti già in essere a livello sentimentale con l'eventuale partner, questa passione, questa focosità che veramente riesce a imporsi e prendere quasi il sopravvento. Viceversa, per chi appunto, lo stavo per dire, ha vissuto magari questi momenti un po' di tensione, questi gesti, questi modi di comportarsi un po' alteranti, un po' il rapporto, quindi i nati la prima decade del segno dell'Acquario, del Toro, dello Scorpione, c'è questo graduale miglioramento con il sopraggiungere della fine settimana, appunto da sabato 17, mentre saranno i nati la seconda decade di questi segni a poter risentire appunto di questa presenza venusiana ancora alquanto disturbante, quindi alterante un po' questi equilibri dei rapporti. Ancora presente anche nel segno del Leone Marte, quindi ancora grande enfasi non soltanto nel lato più intimo e personale, ma quindi capacità di agire con quel grande stile, con quella ampiezza di vedute, con quella capacità di imporsi all'occorrenza per il Leone stesso, per i nati della seconda decade, così come anche per i nati la seconda decade del segno del Sagittario e del segno dell'Ariete. Viceversa, appunto, buona ripresa già per chi ha subito questo passaggio, per così dire, un po' fastidioso di Marte, quindi i nati la prima decade dell'Acquario, sempre del Toro e dello Scorpione, mentre saranno appunto ancora i nati la seconda decade di questi tre segni a poter sentire necessità in un certo qual modo di ponderare, di dare una regolata alle proprie energie, onde evitare così di strapazzarsi eccessivamente con delle azioni che potrebbero risultare appunto un po' controproducente per certi equilibri di rilievo. Questo in estrema sintesi, la posizione di rilievo anche particolare che abbiamo citato così marginalmente all'inizio riguarda Saturno. Saturno, pianeta generazionale, sempre stabilmente presente nel segno dei Pesci, ma da sabato 17 anch'esso, come talvolta capita in questa osservazione del punto apparente della Terra, del loro movimento, sembrerà che percorra la volta celeste al contrario, quindi questo periodo di retrogradazione che durerà diversi mesi, quindi questo senso di anche inquietudine, questo senso di profondità, queste emozioni non ben definite che possono aver riguardato soprattutto il segno della Vergine, il segno dei Gemelli e il segno del Sagittario, potrebbe farsi sentire ancora più marcatamente, quasi come se ci fosse un ritorno su certi vissuti un po' complicati, un po' da rielaborare. Ecco, quindi anche per il Pesci stesso, che comunque ha questa posizione importante nel corso di quest'anno di Saturno nel proprio segno, potrebbe esserci questo senso veramente di déjà vu, di certe sensazioni, di certe profondità di percezioni che potrebbero rifarsi vive in maniera così un po' inaspettata in un certo qual modo. Ultimissima cosa, per chi mi segue anche negli oroscopi giornalieri, generalmente parliamo di emozioni, di umore collegato alla posizione della Luna, che varia ogni due giorni e mezzo, nel corso della notte, nel corso della prima mattinata o della sera. Talvolta succede che ciò avvenga, questo cambiamento di segno, durante il giorno. Questo accade proprio questa domenica, domenica 18, nel primo pomeriggio, quindi c'è questo cambiamento di posizione dalla mattinata con la permanenza nel segno dei Gemelli, pomeriggio con uno spostamento nel segno del Cancro, quindi questa lunaticità in un certo qual modo potrebbe farsi sentire in maniera ancora più marcata appunto nella giornata di domenica, un po' per tutti, ma soprattutto per questi segni che ho citato. Questo in estrema sintesi, ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, grintoso Ariete, che va incontro ancora una settimana decisamente interessante, intensa, soprattutto in certi ambiti della tua vita che ti vedono gran protagonista, ancora più del consueto. Forma generale ancora ottimale, soprattutto per i nati l'ultima decade, con questo sole primaverile ancora molto favorevole, in grado di enfatizzare ancora più del consueto quel tuo gusto per la novità, quella apertura verso le situazioni che ti si presentano e che risultano più che mai stimolanti per te. Per quanto riguarda il tuo tenore energetico, la permanenza della posizione positiva del Marte che ti governa, per i nati la seconda decade, continua a farsi sentire in maniera decisamente molto positiva, molto marcata, un po' in tutti i settori, sia privati che professionali. Quindi questo Marte ti dà ancora questa focosità, questa grinta, questa carica aggiuntiva con cui appunto riesce a essere anche un punto di riferimento, per così dire, per le persone che ti circondano, appunto un po' in tutti gli ambiti. Grande intensità, grande passione anche nella vita più intima e personale, ancora questa focosità, questo desiderio di vivere con pienezza, appunto, soprattutto il rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, fino alla giornata di sabato, venerdì 16, sabato 17 per i nati la prima decade, dalla giornata di sabato 17 per i nati la seconda decade. Quindi un momento ancora di intensità che continuerà comunque anche nelle settimane a venire, con questa energia veramente in grado di dare quasi una marcia in più al rapporto, sia appunto che si tratti di un rapporto già in essere, ma ancor più di partire con grande passione qualora volessi vivere una nuova relazione, un nuovo rapporto. Per quanto riguarda la tua operatività, il tuo modo di pensare, c'è anche in questo senso fino alla giornata di sabato 17 una disponibilità, un'apertura a quelli che possono essere i nuovi stimoli un po' in tutti i settori, professionali ma anche privati, con un'attitudine veramente a spostare la tua veduta con rapidità, con questo senso veramente di un'intelligenza molto briosa, per così dire. Giornate migliori della settimana sicuramente lunedì e martedì, con anche la luna presente nel tuo segno, quindi enfatizzazione di quelle tue prerogative caratteriali di incisività, anche di impulsività un po' in tutti i frangenti, che ti vedono una volta di più con queste energie focose che abbiamo già citato, gran protagonista e un punto di riferimento più che mai anche per le persone che ti sono più vicine. Per te è costante e coerente Toro evolversi delle posizioni planetarie un po' delicate, con per alcuni un senso gradualmente liberatorio, ma ancora qualche momento delicato, soprattutto nelle possibilità di agire e anche nella vita più intima e personale. Andiamo comunque con ordine, forma generale comunque ottimale, soprattutto per i nati l'ultima decade, questo senso anche di positivo distacco rispetto a quell'attitudine più concreta, più lineare, più aderente a una realtà misurabile, quindi con un atteggiamento anche di notevole apertura verso le novità, anche a livello mentale, soprattutto se appartieni alla prima decade, fino alla giornata di sabato 17 e alla giornata di domenica 18 per i nati la seconda decade, un'attitudine un po' più sciolta nelle tue valutazioni, nei tuoi modi di indirizzare i tuoi interessi anche verso tutto ciò che non necessariamente è immediatamente concreto, immediatamente tangibile, anche per il gusto di farlo, con questo senso veramente di positiva curiosità. Momenti delicati viceversa per quanto riguarda la gestione delle tue energie, il tuo agire, il tuo scegliere, il tuo procedere, ancora se appartieni alla seconda decade, mentre per i nati la prima c'è già questo senso di riequilibrio, di ritorno alla prassi e normalità. Un Marte viceversa appunto ancora un po' fastidioso per i nati della seconda decade suggerisce di essere un po' più ponderata e ponderato nelle tue scelte, nel modo di procedere, nel modo di tuffarti, che può essere un po' anomalo rispetto al consueto per te, onde appunto evitare di destabilizzare quelli che sono i tuoi equilibri. Stesso discorso anche un po' per la vita più intima e personale, evoluzione graduale di Venere che fino alla giornata di sabato 16 potrebbe risultare un po' alterante per quella distensione, per quell'armonia nei rapporti con le persone a cui maggiormente tieni, con chi ti ama, con i partner. Buona ripresa della giornata di sabato 17 per i nati la prima decade, si fa sentire appunto dalla fine settimana in poi per i nati la seconda decade, con questo effetto appunto un po' alterante, certi tuoi modi di porti, certi tuoi modi di reagire nei confronti di chi ti ama potrebbe risultare appunto un po' anche in questo senso controproducente. Giornate migliori della settimana, mercoledì e giovedì, con anche una luna molto bella presente nel tuo segno che ti consente più che mai di sentirti a tuo agio, di essere per così dire gaudente nelle situazioni che le giornate ti offrono, e con questo senso veramente di coerenza, di equilibrio, di stabilità in un momento in cui magari appunto come abbiamo visto altre energie potrebbero risultare un po' fastidiose. Per te, frizzante e intelligente Gemelli, una settimana decisamente interessante, intensa, importante, tutta da vivere con grande pienezza. Decisamente ottimale la presenza del Sole, ancora presente nel tuo segno, si fa sentire se appartiene all'ultima decade, quindi enfatizzazione di quel tuo buon centramento, di quella tua attitudine positivamente curiosa, aperta, socievole, che si fa sentire più che mai. Nel farlo riesci anche a porti nel miglior modo possibile in ruoli e posizioni di assoluto spicco, agendo veramente in grande stile, per così dire. La spinta contemporanea di Marte continua a farsi sentire se appartieni alla seconda decade, dandoti veramente un carisma, un fascino aggiuntivo in un certo qual modo. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, continua a farsi sentire in un senso decisamente positiva la presenza di Venere, se appartiene alla prima decade fino alla giornata di venerdì 16, e da sabato 17 se appartiene alla seconda decade. Quindi spazio alla spensieratezza, vivere l'amore con questo senso veramente estivo, con questo senso di pienezza, questo senso di passione e di focosità, un po' diverso da quel modo magari più concettuale che tu solitamente magari sei abituata a vivere, ma sicuramente molto coinvolgente per te. E soprattutto la posizione più interessante è quella di Mercurio, il Mercurio che ti governa, appunto presente da alcuni giorni nel tuo segno, che si fa sentire in maniera decisamente molto positiva fino alla giornata di sabato 17, se appartiene alla prima decade, e la giornata conclusiva della settimana, della giornata di domenica 18, se appartiene alla seconda decade. Quindi enfatizzazione di quel tuo spirito più brioso, più intelligente, più curioso, più comunicativo, un po' in tutti i frangenti, sia privati che professionali, che ti vedono veramente anche in questo senso con una impostazione, con una capacità di porti ancora più visibile, più efficace, più rapida in un certo qual modo, anche nella possibile risoluzione, per così dire, di quelle che possono essere delle problematiche, delle situazioni in cui appunto è interessante giungere rapidamente con brio a una soluzione ottimale. Giornate migliori della settimana, sicuramente venerdì, sabato e domenica mattina, con anche la luna addirittura presente nel tuo segno, che anche dal punto di vista emotivo riesce così a rinvigorire questo brio che appunto già questi altri influssi astrali riescono a garantirti appunto nell'arco della settimana. Per te, sensibile ed emotivo Cancro, momenti particolari, intensi, un po' diversi rispetto al tuo standard abituale nel corso di questa settimana. Energia generale, quel tuo tenore che ti caratterizza, sempre ottimale se appartiene all'ultima decade, con un sole che ti consente di sentirti anche un po' più rilassata, rilassato, più aperta e aperto alle nuove opportunità rispetto a quella tua magari staticità che normalmente ti caratterizza. Anche dal punto di vista mentale, nel modo di scambiare i tuoi punti di vista, le tue idee, nel progettare, risenti appunto in un senso positivo per gran parte della settimana fino a sabato 17 di questo Mercurio che ti spinge in una direzione più aperta, più comunicativa, più socializzativa, appunto se appartiene alla prima decade, e nella giornata di domenica 18 se appartiene alla seconda decade. Quindi un atteggiamento veramente più sensibile agli stimoli che ti giungono dall'esterno e che ti vedono comunque anche aggiungere, per così dire, dei punti di vista magari un po' diversi da quella staticità che magari normalmente potrebbe caratterizzarti. Intensità anche per quanto riguarda i rapporti più intimi e personali, il modo di vivere l'amore sicuramente molto più coinvolto, che va al di là di quel senso di romanticismo, quel senso un po' più da romanzoroso, ma veramente con una passione intensa, con una specie di vorticosità che potrebbe anche non appartenerti in un certo qual modo, ma che potrebbe essere veramente positivamente sperimentata da te appunto per gran parte della settimana fino a venerdì 16 per i nati la prima decade, da sabato 17 nel fine settimana per i nati la seconda decade. Per quanto riguarda la tua progettualità, sempre importante se appartiene alla prima decade la presenza benefica, per così dire, di Giove, che ti consente veramente di avere la cosiddetta fortuna della tua, soprattutto da un punto di vista più che mai concreto, più che mai solido, più che mai anche duraturo in un certo qual modo, e questo non può che farti piacere, ecco. Quindi con la possibilità veramente di dar forma a progetti che possono risultare veramente, parola magica per te, stabili e veramente affidabili più che mai. Giornata migliore della settimana, la domenica pomeriggio, con l'arrivo della luna che ti governa nel tuo segno, e quindi enfatizzazione di quel tuo lato più morbido, più accattivante, più sensibile appunto, che ti vede appunto relazionarti con ancora più facilità appunto con le persone che ti sono vicine, soprattutto nei confronti di chi ti vuole bene e di chi ti è caro. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, ancora una settimana più che mai al top, con una forma generale sicuramente più che egregia, soprattutto se appartiene all'ultima decade, con questo sole primaverile che continua a darti una favorevole spinta, consentendoti veramente di allargare le tue prospettive, di essere, per così dire, sensibile agli stimoli che ti arrivano e che ti vedono più che mai protagonista. Protagonista soprattutto comunque se appartiene alla seconda decade. Questa costante presenza di Marte nel tuo segno ti consente veramente di procedere da grande punto di riferimento, da guida in un certo qual modo, ancora più del consueto, quindi azioni di ampio respiro, in grande stile, con capacità veramente anche di andare incontro alle situazioni più serie, con un atteggiamento positivo, un atteggiamento che coglie tutto ciò che di piacevole, appunto, le opportunità ti si presentano, insomma, quindi una modalità che in un modo o nell'altro riesce veramente a cogliere sempre il massimo da ogni situazione. Con questo atteggiamento riesce a vivere anche la vita più intima e personale, considerata appunto anche la contemporanea presenza di Venere, sempre stabilmente presente nel tuo segno, si fa sentire fino alla giornata di venerdì 16 per i nati la prima decade e più marcatamente dalla giornata di sabato 17 in poi per i nati la seconda decade. Quindi ancora grande carica, grande entusiasmo, grande fascino, grande capacità veramente di vivere l'amore con quella pienezza che tu già normalmente apprezzi in maniera ancora più spiccata, ancora più intensa e focosa rispetto al consueto. Quindi avanti tutta per questa fase di pre-estate che si preannuncia veramente molto gradevole, molto impetuosa per quanto ti riguarda. Per quanto riguarda viceversa il modo di gestire le questioni più concrete, più materiali, anche economiche, è sempre un po' delicata la presenza di Giove se appartiene alla prima decade, il grande benefico alla fin fine, che è un pianeta che non può mai farsi sentire in maniera così negativa, però magari certi eccessi nel modo di gestire la materialità, nelle spese, potrebbe magari caratterizzarti appunto nei momenti in cui nel dar lustro a ciò che proponi potresti magari appunto in qualche momento un po' eccedere. Giornate migliori della settimana, lunedì e martedì, con anche una luna decisamente favorevole, in grado di enfatizzare quel tuo lato, perché no, anche più competitivo. Per te, metodica e razionale Vergine, una settimana dai connotati un po' particolari, energia generale e buon tenore in ripresa se appartiene alla prima e alla seconda decade, ancora in leggero calo se appartiene all'ultima, con questo sole primaverile che potrebbe farti accusare dei leggeri momenti di defiance, per così dire. Idem per quanto riguarda un po' la tua concentrazione, la tua comunicatività, il senso di applicarti nella tua progettualità con spirito analitico e spirito veramente di precisione in quelli che sono i tuoi intenti, sia privati che professionali, appunto con il Mercurio che ti governa in posizione ancora un po' difficoltosa durante la settimana, appunto fino alla giornata di sabato 17 per i nati la prima decade e dalla giornata di domenica 18 e poi nella settimana che seguirà per i nati la seconda. Quindi ancora questa settimana qualche momento così di aggiustare il tiro, per così dire, per i nati la prima decade, con questo senso magari anche di dispersività nel modo di applicarsi, nel modo di raccogliere degli stimoli e di sintetizzarli appunto rispetto a quella precisione e a quel metodo che normalmente ti caratterizza. Possibilità di vivere comunque la vita più intima e personale, con molto più coinvolgimento rispetto al consueto, soprattutto se appartiene alla prima decade fino alla giornata di venerdì 16 e per i nati la seconda decade della giornata di sabato 17 in poi, con un'intensità, con un coinvolgimento che veramente è come se ti consentisse di buttar fuori, fra virgolette, una parte di te che magari normalmente non riesce a emergere. Quindi veramente questo senso di pre-spensieratezza estiva nel modo di vivere le relazioni, i rapporti più importanti per te. Anche nel modo di agire, tutto sommato, potresti risultare insolitamente, se appartiene alla seconda decade, un po' più lanciato rispetto al consueto, mettendo da parte, almeno temporaneamente, quel tuo lato più ponderato, più prudente, con questa sorta di spiccato entusiasmo che ti consente veramente anche di, perché no, collocarti in posizione di riferimento per le persone che ti sono vicine, in maniera abbastanza insolita per te, ma perché no, anche stimolante. Giornate migliori della settimana, sicuramente mercoledì e giovedì, con anche una luna decisamente favorevole che riesce a catalizzare la tua attenzione dal punto di vista emotivo su tutto ciò che è più stabile, più concreto, più coerente, in maniera molto affine a quello che è il tuo consueto modo di sentire. Per te estetica e creativa Bilancia, energie in campo decisamente intense, decisamente piacevoli e tutte da vivere anche nel corso di questa settimana. Un sole ancora favorevole si fa sentire particolarmente se appartiene all'ultima decade, quindi ancora spiccata carica questo dinamismo, questo senso di curiosità, di apertura verso le opportunità, verso gli stimoli che ti si presentano, che ti vedono veramente sentirti molto entusiasta, molto ben centrata e centrato rispetto al consueto. Anche dal punto di vista mentale c'è questa spiccata attitudine da parte tua a interessarti un po' di tutto, per così dire, in un senso curioso, in un senso positivo, in un senso veramente più che mai stimolante. Con questo Mercurio favorevole fino alla giornata di sabato 17 e dalla domenica 18 per i nati della seconda decade, appunto fino a sabato 17 per i nati della prima, quindi un'utilità in un certo qual modo nell'ambito anche più professionale, ma sicuramente anche privato, nel raccogliere tutta una serie di dati, di stimoli che con brio, con rapidità, con senso molto intelligente riesci a elaborare, magari con un senso per il momento astratto, per il momento soltanto concettuale, senza magari applicarlo, ma con una buona soddisfazione da parte tua. Ottimale ancora la vita più intima e personale, questo effetto veramente rinvigorente, questo senso focoso di Venere continua a farsi sentire per i nati della prima decade fino alla giornata di venerdì 16, per i nati della seconda della giornata di sabato 17, veramente con questo modo di vivere sia la relazione già in essere con l'eventuale partner o la possibilità di partire se lo desideri con un nuovo rapporto, veramente con un'impetuosità, con un fuoco, con una forza, anche con un fascino veramente aggiuntivi rispetto al consueto. Anche il tuo modo di agire, sempre se appartiene alla seconda decade, lascia trasparire questa sorta di grande sicurezza in te stessa, nelle tue forze, quelle capacità veramente, perché no, anche di importi o comunque di far valere quello che è il tuo punto di vista, la tua presenza nel gruppo di persone di cui fai parte, sia privatamente che in ambito professionale. Giornata migliore della settimana, venerdì, sabato e domenica mattina, con anche una luna decisamente favorevole che anche in questo senso ti consente di essere più che mai aperta e aperto alle nuove opportunità, con un senso emotivo veramente di raccogliere gli stimoli, con questo senso veramente molto interessante per te. Per te strategico e inconscio Scorpione, ancora una settimana dai connotati un po' delicati, in cui comunque si prefigura già un vento di graduale ripresa, un senso comunque da parte tua anche di voler in un certo qual modo anche rallentare, di ritornare sui tuoi passi in un senso che può essere comunque costruttivo ed efficace per te. Forma generale nella media, ma per quanto riguarda i nati della seconda decade ancora la necessità di amministrare in maniera più adeguata, più ponderata le proprie forze, con questa presenza ancora un po' fastidiosa di Marte che potrebbe indurti in un certo qual modo un po' a strapazzarti, un po' ad abusare delle tue forze, quindi ancora un momento magari idoneo per magari fare un po' di marcia indietro senza volerti tuffare in situazioni con questi eccessi possibili. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, evoluzione graduale di questa posizione un po' delicata di Venere, continua a farsi sentire con il suo effetto un po' alterante per i nati la prima decade fino alla giornata di venerdì 16 e nella conclusione della settimana, sabato 17 e domenica 18 per i nati la seconda, mentre in questo senso appunto di ritorno di equilibrio, ritorno di buona prassi e normalità nei rapporti a cui maggiormente tieni appunto per i nati la prima decade. Quindi è giornata un po' particolare nel corso della settimana, giornata importante sabato 17 con questo Saturno che appunto pur essendo favorevole e propizio per te nel modo di andare in profondità, nel modo di indagare, nel modo di percepire tutta una serie di situazioni anche nei confronti di quei gruppi di persone più estesi che non fanno necessariamente parte del tuo entourage di famiglia, di amici, di persone che conosci, questo senso magari quasi astratto in un certo qual modo di collettività è come se fosse da te preso in considerazione con ancor più peso, ancor più serietà e con un senso anche di rivalutazione di un già vissuto in questo senso, un momento un po' particolare che perdurerà appunto per svariate settimane e che può essere comunque un motivo di stimolo, un motivo di ritorno, di replay appunto su certi vissuti appunto da parte tua. Giornata migliore della settimana, domenica pomeriggio con una luna favorevole che ti consente dal punto di vista emotivo di vivere con buona serenità, con un senso empatico i rapporti con le persone, soprattutto che ti sono care, anche quegli ambiti familiari che risultano più che mai di rilievo. Per te, ottimista e avventuroso Sagittario, una settimana dai connotati un po' altalenanti, con ottime spinte energetiche da un lato e energie un po' fastidiose, un po' smorzanti, il tuo buon centramento dall'altro. Iniziamo da queste ultime, un sole ancora un po' destabilizzante, potrebbe farsi sentire se appartieni alla ultima decade, quindi questo senso di non perfetta motivazione, questo senso magari di fiacchezza in alcuni frangenti, mentre per i nati la prima e la seconda decade c'è già questo vento di ripresa. Viceversa, dal punto di vista mentale c'è ancora un buon equilibrio, una concentrazione ottimale, un indirizzamento dei propri punti di vista, della tua comunicatività in maniera equilibrata se appartieni all'ultima decade. Mentre per i nati la prima, per gran parte della settimana, fino a sabato 17, la presenza di Mercurio potrebbe indurti a essere un po', per così dire, dispersiva e dispersivo, non così coerente come di consueto, mentre appunto della giornata di domenica 18 c'è anche per i nati la prima decade questa graduale ripresa, saranno i nati la seconda a poter risentire di questo Mercurio un po' destabilizzante in questo senso. Decisamente migliore il fronte più intimo e privato, con questa presenza ancora importante di Venere, che colora veramente di intensità, di coinvolgimento, di focosità, di vivere veramente con gioia, con spensieratezza, ancora più spiccate del solito, le vita più intima e personale per gran parte della settimana, fino a venerdì 16 per i nati la prima decade, e nella conclusione della settimana, sabato 17 e domenica 18, per i nati la seconda decade. Anche il tuo modo sicuro di agire, di procedere, di scegliere, di farti capo di certe situazioni, un po' nel privato come in ambito professionale, continua a farsi sentire in un senso decisamente molto positivo, soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questa ancora presenza importante di Marte, che ti consente veramente in ogni frangente di ben figurare, di essere in un senso più che mai positivo un riferimento per il gruppo di persone di cui fai parte, sia privato che professionale. Giornate migliori della settimana, lunedì e martedì, con anche una luna decisamente favorevole che riesce anche dal punto di vista emotivo a rinvigorire quel tuo lato più incisivo, anche più impulsivo se vogliamo, con questa capacità, perché no, anche di giocare nelle varie situazioni anche più serie con una modalità molto competitiva da parte tua. Per te, pragmatico e concreto Capricorno, una settimana nell'insieme quasi quasi neutrale, evoluzioni astrali nell'insieme che in un certo qual modo non è che aggiungono e non è che tolgono molto. Nell'insieme la tua forma generale risulta appunto nella prassi e nella media, anche il tuo modo di comunicare, la tua progettualità prosegue secondo una sorta di normalità, anche se in un certo qual modo potresti anche essere maggiormente aperto a certi stimoli che ti si presentano, che non siano necessariamente utili appunto a quel senso di concretezza che normalmente ti caratterizza. Importantissima soprattutto la presenza di Giove, se appartiene alla prima decade, che ti consente più che mai di procedere con un senso veramente di strutturazione, con un senso di costruzione, realizzazione e dar forma e peso, con una sorta di carica in più, con una sorta di spinta giusta in quei progetti che sono più importanti per te, soprattutto anche dal punto di vista, perché no, materiale e monetario ed economico. Quindi un Giove favorevole che veramente riesce a sospingerti con la sua favorevole energia in quelle direzioni che sono per te maggiormente importanti. Nel tuo modo di agire, nel tuo modo di procedere, potresti anche lasciarti andare in un certo qual modo a qualche cauto entusiasmo, con una capacità di porti in un modo anche più, non dico spensierato, però un po' meno valutativo, un po' meno raziocinante rispetto al consueto. E anche tutto sommato nella vita più intima e personale continua ad esserci questa energia in campo che prelude a quella spensieratezza estiva nel vivere i rapporti non con quella attenzione, non con quel senso, per così dire, di responsabilità, parola un po' strana magari in questo ambito, ma che normalmente magari ritieni importante come punto fermo appunto nel modo di relazionarti con coloro a cui maggiormente tieni, quasi come se ci fosse veramente una necessità, una volontà da parte tua di essere comunque presente, essere un riferimento di rilievo. In questo momento appunto potresti mettere da parte questa tendenza e semplicemente fluire, lasciarti un po' andare maggiormente. Giornate migliori della settimana, mercoledì e giovedì, con anche una luna decisamente favorevole che ti consente anche dal punto di vista emotivo di avere questo senso molto costante, molto coerente, molto pratico nei modi di porti, perché no, ma anche godendo delle opportunità che le giornate riescono a porti. Per te, frizzante e anticonformista Acquario, una settimana di energia in campo che continua a darti una buona ripresa da un lato e ancora qualche energia un po' delicata che ha ad essere tenuta in debita considerazione. Innanzitutto il luminare più importante, il sole, questo sole primaverile continua a farsi sentire in un senso molto positivo, soprattutto se appartiene all'ultima decade, quindi spazio alla socialità, spazio all'apertura, spazio alle nuove vedute, la possibilità veramente di interagire con ancora più brio del consueto con le persone, con le situazioni che incontri. Anche dal punto di vista mentale, se appartiene alla prima decade per gran parte della settimana fino a sabato 17 e per i nati la prima decade e da domenica 18 per i nati la seconda decade, c'è questa attitudine più che mai socievole, più che mai in grado di condividere, di scambiare tutta una serie di prospettive su un piano più aereo, più dinamico, più veramente rapido anche in un certo qual modo, quindi un modo veramente molto stimolante per te. Per quanto riguarda viceversa il modo di procedere, le scelte che fai, il modo di agire, c'è ancora una buona ripresa in corso per i nati della prima decade, un buon equilibrio per i nati l'ultima, mentre questo Marte in posizione un po' delicata potrebbe ancora farsi sentire per i nati della seconda decade, quindi la necessità di ponderare certe tue scelte, indirizzare in maniera più mirata le tue energie, onde evitare appunto di sciuparti e di alterare certi equilibri che sono appunto fondamentali per te. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, buon equilibrio ancora per i nati l'ultima decade, per gran parte della settimana fino alla giornata di venerdì 16, qualche momento di alterazione, un po' di tensione possibile con chi ti ama se appartiene alla prima decade, netto miglioramento per i nati della prima decade nel fine settimana, ma saranno appunto i nati la seconda da sabato 17 e domenica 18 a poter risentire appunto di questa Venere che appunto induce ad avere certi atteggiamenti, certe prese di posizione che al partner, a chi ti vuole bene, potrebbero risultare un po' fastidiose, appunto non necessariamente gradite in un certo qual modo. Giornate migliori della settimana, venerdì, sabato e domenica mattina, con anche una luna decisamente favorevole che anch'essa, un po' come il sole e il mercurio abbiamo citato, riesce a favorire questo tuo atteggiamento di apertura, di brio, di curiosità verso le opportunità che ti si presentano. Concludiamo con te, fantasioso e profondo pesci, che vai incontro a una settimana di graduale ripresa ma con ancora qualche energia in campo che potrebbe risultare un po' fastidiosa. Iniziamo un po' dalle situazioni meno percepibili, situazioni più delicate, più particolari. Questa presenza di Saturno nel tuo segno continua a farsi sentire se appartiene alla prima decade, inizia dalla giornata di sabato 17 la sua retrogradazione, questa sensazione, visto che lui appunto percorre all'indietro apparentemente la volta celeste, dal punto di vista più profondo, più emotivo, più veramente percettivo, è come se ci fosse una sorta di déjà vu possibile nelle settimane a venire per quanto ti riguarda, almeno per i nati della prima decade. Quindi un esempio, un effetto un po' particolare con questi esempi che ho cercato di fare di questo Saturno che veramente potrebbe farsi sentire in maniera più marcata, più profonda, più veramente da replay di situazioni che puoi aver già visualizzato di fronte a te. Energia generale, buon tenore in ripresa per i nati la prima e la seconda decade, un sole ancora un po' fastidioso, potrebbe farsi sentire in un senso smorzante il tuo consueto centramento se appartiene all'ultima decade. Viceversa dal punto di vista mentale e comunicativo, ancora buoni equilibri per i nati l'ultima decade, mentre per i nati la prima un mercurio ancora un po' alterante, un po' dispersivo per quanto riguarda la tua concentrazione, potrebbe farsi sentire fino a sabato 17 e per i nati la prima decade e da domenica 18 per i nati la seconda decade, quindi qualcosa di molto veloce con un transito appunto in arco di questo mese che si farà sentire con una percezione appunto molto rapida, ma appunto in questa settimana ancora con questo tipo di effetto. Per quanto riguarda la tua capacità anche di dar forma a quelli che sono i tuoi progetti, c'hai ancora questa spinta giusta, questa fortuna fra virgolette della tua da parte di Giove se appartiene alla prima decade, che ti consente veramente di dar peso, dare sostanza e dar forma da un punto di vista anche più che mai concreto, più che mai anche vantaggioso per quanto ti riguarda. Giornate migliori della settimana, domenica pomeriggio, con anche una luna decisamente favorevole che ti consente di trovare con facilità buoni equilibri dal punto di vista così più empatico con le persone che ti sono maggiormente care, con chi ti vuole bene e con chi ti ama. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove, come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a produrre per te contenuti sempre più belli, curati, accattivanti, interessanti. Qualora ancora non l'avessi fatto, ti invito a iscriverti al mio canale, a lasciare un like sotto questo video, ad attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se ti fa piacere, perché no, anche metterci un commento qui sotto. Ora inoltre la possibilità anche più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti nel mio astroblog o in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi, per così dire, generalisti, dedicati appunto alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare, se lo desideri, su ogni aspetto ti stia particolarmente a cuore, dall'amore agli affetti, i rapporti con i genitori, con i figli, il lavoro, la tua professione, la tua realizzazione personale, il business, il denaro, la casa, gli investimenti, i traslochi, lo studio, i viaggi, le amicizie, ogni aspetto parte di rilievo, richiedendomi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi strutturati in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo, in maniera graduale, di acquisire appunto queste conoscenze, di queste metodologiche di interpretazione, di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono la base di questa bellissima mantica che appunto è l'astrologia. Trovi sempre nel mio astroblog tutte le modalità per potervi partecipare. Ti ringrazio ancora, ti do appuntamento come di consueto per la prossima anticipazione settimanale, la prossima settimana, e ovviamente per gli oroscopi giornalieri dedicati alla più rapida posizione e lo spostamento della Luna giorno per giorno, sempre qui sul mio canale. Grazie ancora e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!